Привет, друзья! Buonasera a tutti, anzi buongiorno, vista l'ora, registro di mattina. Cosa è successo nella notte? Ci sono stati alcuni bombardamenti, nuovi lanci su Odessa da parte russa, sono stati lanciati tra gli altri anche dei missili Onyx che hanno alcune caratteristiche che possono aver creato alcuni problemi alle difese aeree ucraine. Nella fattispecie, i missili Onyx hanno una rotta di volo a quota estremamente bassa, proprio per non essere intercettati fino all'ultimo momento dalle navi. Un missile prettamente antinave, usato contro bersagli terrestri, quindi offre alcuni vantaggi, quali appunto la ridotta individuabilità anche rispetto ai normali missili da crociera terrestri. Allora, il missile Onyx perché può creare dei problemi alle difese aeree nemiche? Proprio per il fatto della sua quota di volo estremamente ridotta, può aver causato dei problemi a livello di danni collaterali, e cioè una rotta d'avvicinamento ai bersagli bassa può spingere a un volo a quota estremamente ridotta i missili antiaerei, che possono anche quindi perdere il contatto col missile e colpire altro. L'abbiamo già visto succedere in diverse città, laddove appunto questi missili sono stati impiegati e le difese aeree hanno colpito poi dei palazzi. Di fatto è successo in diverse località, a Kharkov, ricordo, mi sembra anche a Dnepropetrovsk. A Kiev è successo più volte, anche all'inizio della guerra, addirittura un Buk, mi sembra fosse stato addirittura filmato mentre colpiva un palazzo, tutti casi piuttosto evidenti di incidenti dovuti a difese aeree poste all'interno della città, e che inevitabilmente, se prendono traiettorie basse, possono colpire dei palazzi. Oltretutto alcuni di questi missili falliscono il lancio, come si è visto ad esempio quando il missile Kinzhal russo aveva colpito, anzi i missili Kinzhal russi avevano colpito due punti della batteria di Patriot americani posizionata all'interno dell'aeroporto di Kiev. Il lancio in emergenza di tutti i missili dei lanciatori aveva evidenziato due di questi missili che prendevano direzioni erratiche, viaggiando a bassa quota e schiantandosi nel territorio cittadino. Analogamente sembra che sia successo qualcosa di simile ad Odessa, ed è stata colpita una basilica. I danni non mi sembrano compatibili con l'esplosione di un missile da crociera che ha una testata estremamente potente. Questa avrebbe fatto crollare l'edificio e non solamente causato danni agli intonaci, al tetto o qualcosa di simile. Ecco, vi ricordate cosa è successo ad alcuni edifici gravemente danneggiati, come ad esempio il palazzo dei servizi segreti a Kiev? Tra l'altro ho visto che adesso è resuscitato Budanov, o un suo sosia, che dir si voglia. Comunque sia, è vivo, sono contento per lui. Non vedo invece ancora apparire il ministro della difesa, ma c'è sempre presente nelle riunioni la vice ministra. Di lui almeno ogni tanto qualcuno lo cita, ma non ho più traccia. Quindi andiamo a vedere nelle mappe cosa è successo nella notte. Poi c'è stato anche un fatto di rilievo, ne parliamo velocemente
a breve. Allora, è stato colpito nuovamente il ponte Zatoka, tra le altre cose, vediamo un attimo se riesco a fare la traduzione. No, perfetto, devo fare l'aggiornamento. Il ponte Zatoka è stato già colpito 3 o 4 volte, sta subendo danni pesanti, è una struttura in ferro, quindi resiste molto. Esplosioni anche in questo settore, probabilmente c'erano delle postazioni antiaeree. Questo porto è stato, questa Darsena è stata già colpita nei giorni scorsi. È stato colpito, l'aeroporto di Odessa, in particolar modo alcune strutture, dove, militari, dove ci sono capannoni e depositi. Questo perché sicuramente hanno cercato di colpire dei depositi di armamenti ucraini. Questa è la zona della cattedrale che probabilmente è stata colpita da un missile dell'antiaerea che è ricaduto sulla città. Danni di questo tipo ce ne sono molti. A volte lì ne parlano, a volte no. Mi premerebbe dire una cosa, sicuramente danno molto rilievo oggi i media nostri a questo tipo di danno. Mi chiedo come mai quando danno fuoco alle chiese ortodosse, della Chiesa ortodossa tradizionale e non quella di regime o di Stato, che è stata fondata e voluta dal regime ucraino, non viene dato tanto rilievo, come nella vicenda, ad esempio, di Kiev con l'assedio ai luoghi sacri. Evidentemente si dà più risalto a quello che fa comodo e non a ciò che rappresenta un effettivo danno per i credenti. Ecco. Allora, abbiamo i Lancet che hanno colpito alcuni mezzi antiaerei che erano stati portati in zona, evidentemente per coprire le forze ucraine. Non abbiamo più avuto attacchi, almeno nelle ultime 24 ore, nel settore di Platykatky. Evidentemente i danni che hanno subito gli sono bastati, mentre nuovi attacchi sono stati segnalati tra ieri e stanotte, in particolar modo ieri, perché se metto le 12 ore, vengono segnalati. Perfetto. Per quanto riguarda quindi questi attacchi, c'è da segnalare che è stato distrutto o danneggiato, diciamo meglio, gravemente un nuovo Leopard 2 A6 che stava cercando di sminare una zona. Sono stati fatti avanzare dei mezzi ucraini facendo credere che fosse libero il passaggio verso Rabotino. Arrivati in questo punto è scattata una trappola da parte dei russi che hanno iniziato a bersagliare i mezzi. Sono distru stati distrutti diversi Bradley, sono stati distrutti, ho visto nelle immagini, i Mastiff, Max Pro, e altri mezzi poi di origine sovietica o ucraina. Insomma, è stato un pesante bilancio questo attacco che al momento sembra fallire con danni gravi per gli ucraini. Abbiamo sempre la 47esima brigata meccanizzata e questo per loro rappresenta un altro pesantissimo bilancio di danni subiti. Vediamo, perché vedete, li hanno portati fino in questo settore e questo significa che si sono messi in un cul-de-sac. Vediamo poi c'è da notare che altri attacchi su Staromajorskij sono finiti molto male, sono stati tutti respinti.
le forze russe, come avevo spiegato tempo fa, dietro forte pressione offensiva, tendono ad arretrare, come vedete, e continuare a colpire e danneggiare le forze ucraine. Come vedete, la prima linea di difesa, russa è dietro di loro. Nonostante ciò, siamo ormai quasi al cinquantesimo, sì, compreso domani, sono 50 giorni di offensiva. Nonostante ciò, non stanno sfondando. Gli avanzamenti sono piccoli e non causano danni significativi alle forze russe. Ho sentito ieri lo stesso Mike Milley parlare di un'offensiva che non sta andando benissimo. Arriviamo nel settore principale degli sforzi offensivi. C'è stata una certa enfasi da parte dei media ucraini, su una vittoria a Bakhmut. Ricordate quella che ho detto l'altro giorno, che ci sono le formazioni ucraine che avevano raggiunto un incrocio di una strada in questo punto, da qui non si sono più mosse. Al momento sono sottoposte al tiro dalle alture circostanti da parte dei russi. Klishkevka ha tenuto, e questa è la cosa importante per quanto riguarda il settore russo. Hanno subito pesanti danni ancora le formazioni ucraine mandate qui all'assalto. Ricordiamo, sono formazioni d'élite, evidentemente hanno puntato più su questo fronte, piuttosto che su quelli invece che abbiamo visto iniziali del primo mese, dove puntavano gli ucraini a sfondare, arrivare al mare d'Azov, e dove invece hanno trovato principalmente la morte. Vediamo un attimo quindi il fronte come va. Qui ci sono stati diversi attacchi da nord, non troppo convinti, e sono stati respinti. Il fronte a nord di Artyomovsk non ha avuto modifiche. La linea di difesa forte è questa. Per ora è ancora libera. Sakovanzetti risulta ancora in mano russa, quindi diciamo che le posizioni importanti rimangono. E arriviamo alla notizia del giorno. Cosa succede oggi? Nei giorni scorsi vi abbiamo detto che il settore nord, cioè tanto tempo che lo diciamo, il settore nord è sempre molto attivo. C'era stata un'avanzata in direzione Limansky, questa, e che era arrivata fino a Torskoe. A sud anche si erano rafforzate le posizioni russe. Poi ci sono stati dei movimenti in direzione di Kupiansk, come vedete. Vediamo un po', ci sono state delle posizioni che hanno portato il fronte russo più in vicinanza del fiume Oskil, l'Oskil River. Nel settore anche più a sud ci sono stati degli attacchi, ma non avevamo ancora visto un'avanzata tipo quella che c'è stata tra ieri e stanotte. Nel settore a sud di Svatovo noi abbiamo un tentativo di sfondamento, vediamolo meglio qua così vediamo anche le unità. Vedete, questa è la zona verso Limansky, e questo è il settore a sud di Svatovo. Qui abbiamo Vediamo bene se trovo il punto esatto. Eccolo qui. Allora, Raigorodka, è il punto di inizio attacco per le formazioni russe.
Stavo cercando di capire chi è che abbiamo qui. Abbiamo la 75esima, un battaglione del 75esimo reggimento fucilieri motorizzati, che ha raggiunto le posizioni di Nadia e quindi sta premendo sulle linee che vedete qua. Sta premendo sulle linee ucraine. Più a sud invece, attenzione, ci sono stati attacchi da parte russa che hanno portato, in questo caso abbiamo, vediamo se troviamo la posizione esatta, Novodiane. Ok, in questo settore dove ci sono le Omega Unit 3, forze speciali e la 66esima brigata meccanizzata ucraine, in quest'area c'è stato uno sfondamento da parte russa. Kovalovka, Karmazonovka e Novodiane sono i punti di massima pressione. Vediamo bene qui, vedete Novodiane, da qui ci sono stati poi dei tentativi di controffensiva da parte ucraina, ma l'avanzamento ha fatto arretrare di circa, vediamo, queste sono le posizioni vecchie. 1 chilometro, 2 chilometri, 3 chilometri, 4 chilometri, sembra le formazioni ucraine, tant'è che si sta combattendo su Novogorovka, in questo settore, una località piccolissima per carità, però sono posizioni importanti. Cosa è successo? Non lo sappiamo di preciso, ma potrebbe essere legato a un deterioramento della capacità di combattimento e quindi di risposta da parte degli ucraini, perché un attacco che è su un fronte di vediamo in questo caso 1 chilometro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 km di fronte che sta cedendo, perché anche qui poco più a nord non credo che possano resistere per molto se la pressione offensiva russa si mantiene costante. Che dire, seguiremo quindi domani, o meglio dopo domani, ci sono un po' di impegni, ma in serata sicuramente sì. Oggi purtroppo non riuscirò a fare altri aggiornamenti per impegni precedenti e quindi mi fermo qua. Ti faccio presente però che ci sono c'è fuoco d'artiglieria molto intenso sia sulle posizioni ucraine sia di risposta su quelle russe poco più a nord. Vediamo se ci sono altre cose avvenute in Ucraina in genere. No, niente altro da dire. Su Kharkov sono sempre segnati fronti o arrivi, quindi le cose importanti sono state una imboscata, di fatto una trappola che è scattata sulle formazioni in attacco da parte russa, perché gli ucraini ci sono caduti, l'attacco sui missili e la probabile ricaduta di missili antiaerei sulle posizioni della città a causa della sistemazione che viene data loro da parte degli ucraini. Come vedete, l'intensità di fuoco su tutti i fronti è molto molto elevata. Una notizia: il comandante Popov, che si era dimesso con dichiarazioni di vario tipo, è stato talmente tanto diciamo punito che ha ricevuto, mi sembra, il comando delle operazioni in Siria, dove il fronte si sta riscaldando. Questo mi fa pensare una cosa, che tutta quella vicenda, visto l'avvicendamento o la richiesta del comandante della 58esima armata
russa che è stato mandato a comandare le operazioni in Siria. Meno la notizia mi è arrivata così, adesso poi tra oggi e domani cercherò conferma. Ecco, mi fa pensare a qualcosa, e cioè che magari si sia trattato di una bella operazione di fantasia creativa per convincere gli ucraini a sferrare qualche ulteriore attacco e perdere ulteriore materiale, magari facendogli credere che ci fosse della debolezza o della divisione nelle formazioni russe. Invece il comando rimane saldamente nelle mani di Surovikin, che a detta di tutti, secondo alcuni media, almeno che ascolto, non sarebbe più al comando perché era stato passato a Gerasimov, quando in realtà avevamo spiegato che Gerasimov è sempre stato il comandante in capo. Era stato però incaricato di coordinare però anche le operazioni tra Bielorussia, l'interno del fronte russo e il comando invece delle operazioni nella zona dell'operazione militare speciale restava Surovikin, che è comunque un sottoposto a Gerasimov, sia ben chiaro, perché egli è superiore in grado e per incarico. Quindi Popov oltretutto conosce Gerasimov dai tempi dei tempi, mi sembra strano che queste cose avvengano con scorno e non in combutta, ecco. E infatti ricevono, invece di essere puniti, ricevono promozioni. Nel frattempo è stato arrestato, invece, sapete che non ho mai avuto simpatia per lui, né mai ne ho parlato bene, posso dire, Igor Girkin alias Strelkov. Perché non mi era piaciuto il suo comando delle operazioni ai tempi del, però vabbè, magari ero inesperto io e non ho giudicato bene, diciamo, gli lascio l'alibi, il suo agire in occasione dell'inizio dell'invasione ucraina delle repubbliche del Donbass e pertanto vabbè, poi è stato esautorato da quel ruolo, spedito via, era il ministro degli interni, mi sembra, e lui ha sempre avuto poi dell'astio nei confronti delle autorità sia della DPR che russe, perché non era stato a suo dire ben valutato il suo lavoro. Io credo che invece lo abbiano valutato per quello che meritava. Vi saluto e al prossimo aggiornamento rapido. Grazie e buona giornata.